Dopo 9 interminabili mesi di una stagione fantastica, sono 90 minuti ad essere decisivi. Tutto passa da qui: concentrazione alle stelle, paura, determinazione e voglia di feste e di vacanze. Questo è lo spareggio che vale la D. Questa è Argentina Magrazzurri. Da Rivoli di Lavagna un saluto, da Stefano Sommariva e Andrea Giannotti, benvenuti. Partiti in questo istante per lo spareggio del campionato di eccellenza. L'Argentina attaccherà in maglia rossonera dalla sinistra verso destra, i vostri due schermi. Subito Niang con la palla che sfiora il palo. Russo, poi Rovella, cerca ancora Carriello che rientrava dalla posizione fuori gioco, la posizione regolare, allontana poi Terribile. Poi ancora un batti ribatti, Gagliardi cerca lo spazio, Gagliardi ancora in area, l'appoggio per Carriello, la grande parata di Benedini e poi rovescia Buccellato. Per Fici che cerca il fondo, va al cross con il sinistro verso Gagliardi, anticipato da Menichetti che rimedia anche una botta al volto, attenzione perché l'arbitro non ferma il gioco. Carriello si presenta tu per tu con Benedini che fa il miracolo e sventa la minaccia al 14° minuto. Palmero non riesce a chiudere, disturbato anche dall'uscita di Amato. Raguseo val cross, Moraglia controlla, poi la botta con il sinistro e la palla si infila in rete per il gol dell'Argentina al 24° del primo tempo. Il gol di Moraglia sul cross di Raguseo. Moraglia va a ringraziare il suo compagno e poi va a festeggiare sotto i suoi tifosi, come possiamo vedere da queste immagini. Argentina 1, Magrazzurri 0 dopo 25 minuti, il vantaggio è meritato. Niang, il controllo, non è col braccio, quindi si può proseguire. Niang punta alla porta, va in diagonale, la palla si perde sul fondo. Chiodetti vuole liberarsi per la conclusione, appoggia Musetti che viene messo giù, lo spazio per Lamioni. Lamioni si libera a destra, la botta si spegne sull'esterno della rete. Terribile, va da Palmero in questo istante, arriva alla fine della prima frazione, conduce l'Argentina, questo spareggio sul Magrazzurri per 1-0, decide la rete al 24° di Moraglia. Si parte per il secondo tempo, Russo va via di forza, non c'è fallo, parte Lamioni, Russo lo serve ma lo serve male, Musetti prova ad allungarla, in qualche modo il pallone a Lamioni ci arriva lo stesso, ancora Musetti, posizione regolare, entra in area Musetti, va alla botta con il destro, la respinta di Trucco, cerca Rovella che pensa alla conclusione, poi rientra su Terribile, lì va via, ancora sul sinistro, Rovella è bravissimo, Benedini in calcio d'angolo. Avanzato dell'Argentina, parte Lamioni direttamente a centro area, il pallone rimane lì, attenzione perché i giocatori del Magrazzurri chiedono il calcio di rigore per un tocco di mano, stavolta le proteste sono più insistenti. Terribile perde palla ancora, Carriello, buona la scucchiaiata per Rovella e la palla che si perde larga. Servizio per Gagliardi, a Rovella in appoggio, lo serve, Rovella è libero, punta Benedini ma era in fuorigioco. Tutto inutile, il gol è l'esultanza dell'Argentina perché era in fuorigioco Rovella al momento del servizio di Gagliardi. Ancora Rovella, difende dall'attacco di Antonelli, Rovella! Palla che sfiora l'incrocio. Padoin in area, deve uscirne, poi ancora Antonelli Davide, il cross di quest'ultimo, la palla che passa alla parte opposta, Lamioni controlla, poi va alla botta col sinistro, la palla che si perde fuori e tutto il Magrazzurri che si dispera. Finisce in questo istante la partita, l'Argentina dopo un campionato a inseguire il Magrazzurri effettua il sorpasso proprio nel giorno decisivo, nel giorno dello spareggio. Complimenti a mister Riolfo, complimenti ai ragazzi che adesso sono tutti lì a festeggiare, i giocatori del Magrazzurri in ginocchio.